Ciao, sono Magnus e oggi siamo qui su Lies of P, un gioco molto molto intrigante che stavo aspettando da un bel po'. Abbiamo provato la demo e ci ha stupito molto piacevolmente. Tra l'altro poi ne stanno parlando veramente tanto bene. Poi tra l'altro fa parte di quella categoria di giochi che sapete benissimo che noi cerchiamo di portare avanti fino alla fine, morendo tantissime volte. Un suo particolare si ispira alla storia di... è un Pinocchio... Vedremo. Mi raccomando, pollice in su per supportare la serie. Ne abbiamo bisogno in questo momento, soprattutto per ciò che riguarda questo tipo di gioco, perché ci vuole molta carica. E quindi a proposito di carica, ci stavo qualcosa per caricare. Va, champagne. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Allora, vediamo innanzitutto una cosa. Ok, i sottotitoli non si possono ingrandire. Siamo sul PC, eh? Game Pass. Tra l'altro è gratuito. Al day one. Esamina. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krot and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Ok, seleziona la cintura superiore, seleziona la cintura inferiore. Usa l'oggetto della cintura. Perfetto. Pigli premuto per attivare il borsello e usa gli oggetti. Ok, quindi cintura superiore, cintura inferiore, durevolezza dell'anima. Lampada, invece è così. Ok, non so cosa sia quello, però. Braccio destro, braccio sinistro. Dovremmo capire bene che cavolo. Let's get you out of there. Find something that might help. C'è qualcosa che luccica lì, quindi in arma, penso. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Equilibrio, destrezza, forza. Allora, che dite? Però abbiamo vitalità molto bella. Mi impaurisce un po' vitalità più bassa rispetto agli altri, però equilibrato no, non mi piace. Io faccio destrezza, vai. Via del bastardo, destrezza, vuoi continuare? Allora, voglio innanzitutto capire una cosa fondamentale. Rimuovi, cambia, cintura inferiore, cintura superiore, sì, però per capire che... Allora, cella a impulso, cominciatrice, lampada, questo penso serve per curarsi, eh. Estrema razza secondo me serve per curarsi, quindi così. Aggancia, aggancia. Ok, però se mi dici guardia... Vorrei capire come si... che non mi ricordo niente. Allora, corsa... aggancio, borsello. Ok. Ma siamo andati un po' troppo facili così, eh.
frammento di ergo. Oh, okay. Posso cambiare arma? Benvenuti alla stazione. Sto provando un po' di cose, scusate, ma poi abbiamo una... Ah, però aspetta, ma com'è che sta roba sta già così scadente? Aspetta, il personaggio morirà se lo usi, vuoi continuare? No. Vabbè, ok, durevolezza, durevolezza dell'arma, lancio, vabbè. Numero massimo di cella impulso. Usa una cella impulso per cuore. Ah, ok. Esiste un numero massimo di utilizzo della cella impulso. Quando lo raggiungi, la cella si scarica. Se attacchi i nemici mentre la cella impulso è scarica, questa si carica gradualmente. Ok. Allora, quindi è questa. Perfetto, ok. Allora, qua ce ne sta un altro. Adesso è facile, eh? Anche troppo facile. Non credo che ci siano cose da migliorare, anche da recuperare. Non penso che si apra, eh? Allora, non ho capito sinceramente come si cambia l'arma. Dice LB. Che è sta cosa? Allora, io in teoria... Allora, se vado nel menu... No. Allora, abbiamo armi... Questa che roba è? Amuleto non c'è niente, no. E questa. Quello che ho capito dovrebbe essere... La durezza dell'arma. Ma mi sono caricato, sì. Vabbè. Andiamo avanti. Questa non è una porta, eh? No. Cioè, sì, è una porta, ma... Un dipendente c'ha le chiavi? Alla guardia, puoi bloccare gli attacchi nemici stanno in posizione di guardia. Se la guardia avrà successo, il tuo personaggio subirà danni ridotti, ma verrà consumato energia. I danni ridotti verranno trasferiti al recupero guardia. La guardia si accumula, ma si riduce gradualmente nel tempo. Con il recupero di guardia puoi attaccare i nemici per recuperare. Ok. Se riesci a mettere in guardia appena prima di essere colpito, innescare la guardia perfetta. Ok, quindi... Allora, con una... perfetta quale sarebbe? Ma si toglie sta roba, scusate, cioè... Si toglierà, borseggia tutta... Sì. Cambia braccialetto, cambia... Ah, cambia arma, si fa così, eh. Ok. Gancio, borsa, guardia... Guardia con questa, ok. Vogliamo provare a fare la guardia perfetta? Allora, qua ci sta uno che sta qua, Comunque ho fatto una cagata, eh. Ho voluto premere una cosa, ma ho sbagliato. Non si può fare niente, sento dei rumori grossi, quindi prestiamo attenzione. Ma dove vamo? Di qua, di qua. Di qua pure si sale. C'è l'impulso, l'ho caricata tutta quanta, quindi penso. Ok.
facendo un po' di prove, mi dà un po' fastidio. Vabbè, tanto penso che se è il cessetto, vabbè, sapete, noi abbiamo una calamita per i cessetti. E qua non c'è niente, quindi non è che si consuma tantissimo, cioè nel senso 3,76 stanno, eh. Questo lo vedo forte, ma attacco fa da dietro. Tipo mi avvicino piano piano. Bella questa, ok. Morto, sì. Oh, oh, oh. Non avevo, no, non penso di aver fatto la squadra perfetta, però almeno ho recuperato sia quello che quello. Appunto, vedi? Passeggero, che roba è? Guarda, questa pietra è uscita dalla stazione scappate, mentre nella sala d'attesa per motivi di dentro c'è un enorme burattino che uccide la gente. Ok. Allora, corri durante la corsa. Vabbè, che cazzo? Scusate, allora, che ha detto? Allora, se corro... Aspetta. Male, male. Ok, attenzione perché... Ancora non ho capito bene la potenza. Attenzione qua dentro. Fammento ergo. Non mi conviene ancora se ne curarmi, eh. Qua ancora. Voglio capire. Ah, ecco. Mocker. Allora, quello che cos'è invece? È del B più Y. Non vorrei che fosse tipo una cosa particolare che facciamo, cioè tipo un'abilità che facciamo. Me la vorrei consumare per senza niente. In tutto caso ci sono porte e scale bloccate da dispositivi. Puoi sbloccare queste porte o scendere le scale per creare le scocciatoie. Infatti penso che sia questa, Allora, la prima cosa voglio fare è questa. Allora, qua ce ne sta uno bello grosso, eh. Non so se è da solo. Vediamo se riesco. Ecco, appunto. No. Ok. Ai. Gli ho fatto molto danno, eh. Non devo colpire di meno, secondo me. Ok. Allora. Ma fottuto, vabbè, devo prendere un po' le misure, però. Ho recuperato. Usa le arti della favola dell'arma. In posizione di guardia, usa le arti della favola della... Cioè, che devo fare? Le armi hanno lame, impugnature distinti, ognuna con la propria arte della favola. Le arti della favola utilizzano gli slot favola, e ciascuno utilizza un numero diverso di slot. Carica gli slot favola attaccando i nemici. Ah, ok, con questo.
che era buona questa. Tieni premuto per un attacco caricato. Mentre carica la catena sarà evidenziata di bianco. Quando ci accade potrai sbilanciare il nemico mediante un attacco carico con arti da favola. Ottimo, eh. Che è questa cosa? Occhio, occhio. Aia, aia. Ok, andato. Chiave d'ingresso principale della stazione centrale. Ok, si può equipaggiare tramite menu equipaggiamento slot parti da difesa. Oggetto da lancio. Una bomba al termine. Ok. Oggetto da lancio. Quindi l'ho messo praticamente qua. Sì, sulla. Perfetto, sì, l'ho messa sulla cintura superiore. Abbiamo fatto un po' il giro per vedere, per visionare un po' di cose. Penso che dobbiamo avanzare di là, eh. Che se si può togliere da quella schermata là? Dà un po' fastidio, secondo me. L'abbiamo salvato, fammi capire, Baldo giovane. Eh no, l'ambientazione secondo me è fantastica. Piazza stazione centrale, qua penso che tipo sarà alto. Ecco dove si salva, penso che sia qua. Usiamolo, uso scale per ripristinare tutti i punti, energia per caricare, vabbè, ne ha in vita. A questo punto quando morirà ci grattiamo. Penso che qua dovrei migliorare anche il. Called a stargazer, a marvelous device the stalkers used in the past. Warning, upper threshold exceeds danger estimates. Please reduce positive numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Ok, aumento di livello. La vitalità io l'aumenterei perché il vigore ammazza così tanto. Ergo rimasto. Usa deposito, aumenta deposito, vabbè, usa deposito, usa una cella impulso per recuperare PV, esiste un numero massimo di utilizzi, vabbè, questo l'abbiamo già fatto, scusami. Questo, ah ecco, un caricatore per reagire ai burattini, carica ovviamente energia della favola. Ah ecco, il caricatore ha reso i burattini più, ah quindi per, ok, ho capito da che serve sto coso, per il fatto della, che tipo se ne prendo uno, oh, è fa, ok, perfetto. Va, abbiamo capito. Usa le arti da favola per. Vabbè, abbiamo capito. Allora, qua siamo un po' potenziati, potete capire? Se c'è la possibilità di. Qui. Sento un cane. Ho sentito un cane veramente, e c'era veramente un cane. È un po' buio però, porca miseria maledetta. Allora, l'arma, ok, ancora non è tanto scarica. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo caricare. Ah, di là secondo me devo andare però. Ok. Ma
Vorrei utilizzare anche un po' il braccio. Il braccio mo... Attenzione che qua... Allora... Il cane se ne accorge? Mazza. Ma si recupera un po' di energia, no? Questi non fanno tanto male, eh? Almeno per adesso. La grande esposizione di carte è stata rinviata, questa decisione è stata presa per proteggere i cittadini, vabbè. Ma le ha consumati tutti quanti i cosi, praticamente, scusami. Porca miseria, tutti li ho consumati, ma veramente pare. Che cavolo c'è? Comunque questa parte qua è un po' me la... Un po' me la ricordo questa parte, eh? Ah, ho sbagliato. Allora, perché? Questa penso che non si può caricare, non si può aprire sicuramente. No, buca dentata. Usa oggetti. Infatti questo l'avevo vista che si potevano lanciare gli oggetti, eh. Oh. Catalizzatore ne tengo, vabbè. Allora, i catalizzatori mi danno parecchie, quindi. Quello che non ho capito è, ma sti cosi si consumano? Ah, ce ne sta uno, eh? Beh, bellissima questa, sarebbe colpo a vuoto, bella fuga di me. Allora, di qua mi pare che non si poteva andare, eh. Sì, infatti mi ricordavo bene. Va. Andiamo avanti. Questa dovrei poterlo beccare alle spalle come prima, eh. Adesso ce ne sta uno qua, eh. Ah no, ce ne stanno due. Fregato un po'. Frammento ergo qua. Ok, niente. Meglio che ci curiamo? Eh sì. Ma non ne prendo tanto, eh. Di qua non c'era niente perché tanto si scendeva, vabbè. Attenzione al cane. Vediamo i cani, ma non questi. Ok. Cioè, beh, però siamo combinati proprio una latrina, sempre tutti sporchi, facciamo. Allora, la durezza. Cosa la durezza? Questa mi pare che è una cosa che si poteva lanciare, o sbaglio? Ah. Quindi fai questi scherzi, io ho visto. Ma no, non si poteva andare. Non c'è. Aia, la faccia del piano. Allora, alcuni nemici diventano rossi e utilizzano un potente attacco chiamato attacco furioso. Non puoi schivare né parare gli attacchi furiosi, ma puoi contrastarli con una guardia perfetta. Vabbè, allora facciamo così. Questo me lo prendo perché è sempre meglio. Io non ho capito sto LB, ma che cazzo. Ok, ma ok.
Ammazza. Il nemico è sganciato, Ma che è? Ma che è quella cosa che sta là? Male, male, male. Ok, non ho... Ah, mi dà fastidio sta cazzo di bandiera, cioè... Porca miseria. Ero convinto che mi stesse attaccando, invece qualcuno alle spalle, invece era una bandiera, era. Ma... Allora io di carità, non ho capito che sto LB... Comunque li consumiamo tutti, sti cosi, Allora, di qua si scende... Di là pure? E ce ne sta uno, due? Uno. Occhio, occhio, c'è qualcuno che spara. Vabbè, devo capire un attimo una cosa, perché qua può essere che ci sta qualcosa qua giù, Ma a me sembra... Allora, facciamo così. Ok. Dobbiamo vedere un attimo una cosa, per esempio. Questa non l'ho capita a che serve, però me la tengo sempre stretta. Non penso di avere altre... Ah, munito manco, nemmeno, no. Abbiamo soltanto questo 100%, vabbè, sì. Abbiamo altre cose, scusate. Oggetti consumabili, no. Attenzione che ci sta un cretino qua che spara, Ma guarda, io questi sono le... c'è del pulso di scarica, attacca, sì, boh, ogni volta facciamo sempre la stessa e dai, boh, capito. Ah, guarda quanto vado in frevo quando devo morire come un cretino così, guarda. Ergo, allora di qua no, di qua là si sta un cane, Non abbiamo niente, non lo sanno neanche loro chi l'ha ammazzato, però mi sa che è meglio andare da giù, perché ok, non so se arrivano altre, no, qua no. Qua dietro, ah, quella era la porta, aspetta, qua potrebbe esserci intranello, entranello, no, vabbè. Strumento per riparazione urgente di Benigna, questa è iniziale questa volta, strumento di Benigna, ma che sta facendo? Rivista insieme la durezza dell'arma, vabbè, si va di ergo, vabbè, questi pensa che si possono assumere per poi, sì, trasformarli, vabbè. Però perché sono un campione, non rischiamo e andiamo sempre con l'arma bella dura. Ok, penso sia ripristinata, ok, grande. Ancora non ho capito se si può ammazzare in silenzio il... guarda qua! Perché si era bloccato? C'è un catalizzatore. Ok. Ma solo con i catalizzatori si ripristina queste cose. Qua non ci può fare niente, no? E dove esce questo?
Dove è uscito questo, scusate? Da sopra? All'improvviso però. Questa si apre, eh? Ok, dite che quella sarà la porta per l'ingresso all'inizio, eh? Sì, per forza. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. So please, be careful. Ok, buona a sapersi, eh. Allora, qua mi posso riparare e posso fare. Vabbè, parliamo un attimo con questo. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Ok, allora qua ripariamo un attimo, poi magari vediamo di andare avanti un attimo. Qua si può anche tornare indietro. Voglio capire se qua c'è qualcosa. Sì, c'è questo, lo prendiamo, eco. Ok. Allora, se ho capito bene, ah, questo dovrebbe essere un mercante, ma non ha capito che vende. Acquista. Ah, vedi, c'è tutta sta roba qua. Consumabili. Ok, c'è anche delle armi in più. 104. Ah, ammazza, c'è 100. Questo, ecco, che le compro? Costa 300, ma 300 che? 300 sempre quella roba là degli ergo, penso. Questo fa 140 di danno. Infinitura lasciava, sembra migliore della nostra. E metto questa ossa di qua. È un po' più lenta però, eh? Allora vediamo di migliorarci un pochettino, dai. Vitalità. Vigore. Capacità. Fisico, fuoco, assalto elettrico e acido. Forza motrice. Ok, andiamo di forza motrice, dai. Andiamo di qua. Andiamo. Tanto penso di aver capito che qua affronteremo tipo un bossetto, no? C'è come da quello della demo, vabbè. Porca,
Porca paletta, porca paletta, porca. Attenzione, attenzione. Ah, vabbè. Devo prendere un po' le misure, dai. Cazzo, ho cambiato la cosa per io, no? Allora, recuperato quello che avevamo perso. Sono andato un po' in giro per cercare di aumentare di livello. Ok, attento. Devi capire che è sta roba. Porca miseria, mi ha fatto un sacco di danno. Com'è corta sta cosa? Porca. Allora vediamo un po'. Meno male che... Ma non ho capito se mi ha messo... Esiste un sociale tipo di... Ma mica mi ha messo i sottotitoli... Ma pensavo stesse... Comunque è buona sta parte dell'elettricità, eh. Pensavo mi avesse messo i sottotitoli... Sull'arma sono ancora un po' scettico, poi vi dico la verità, eh. Non so se abbiamo scelto un'arma buona. Penso che devo recuperare niente, no? Sembra che non si possa togliere tutta la guida alla destra, ma veramente... Ma secondo me mi conviene tornare indietro? Abbastanza corposo perché ho visto che in tanti sono andati avanti. Mi ricordo che facciamo pure noi. Meno che stiamo un po' troppo indietro, no? Aspettava con... Chi è? Parla, chi parla? Questo parla veramente? Attacca? No. Ma? Hotelcraft, il più grande lusso della vita. Ah, Hotelcraft, ah, siamo arrivati allora. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Hotelcraft. Yeah. Facciamoci in giro qua intorno, magari. Welcome to the Sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Who are you? Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Welcome to Hotel Krat.
Tra l'altro, se avete visto, ho spostato la telecamera. Magari fatemi sapere se è meglio a destra o a sinistra, in base a quello che ci regoliamo. Comunque, il sistema di combattimento mi sta prendendo. Mi piace, però. Diciamo che a parte il primo boss, poi non abbiamo combattuto tanto, quindi vediamo un po'. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Madonna, dobbiamo trovare Geppetto. Puoi salire di livello tramite Sofia usando l'ergo in tuo possesso. Ah, vabbè, ok. Johnny is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Orologio e taschino, non so di potere messo questo, riporta indietro il tempo quando il ragazzo mi fa, mi regge. Ma aspettate, vediamo di capire, dovrebbe essere questo, sì. Un orologio a taschino, il signore di potere intende di utilizzare l'ultimo salone. Ah, torniamo indietro, mi sento, ah, vabbè, un orologio da taschino, vabbè, per tornare indietro e casomai stessimo schiattando, ma speriamo di no. Vabbè ragazzi, io sto salendo un po' ancora di vitalità, che pure è buono, mazza quanti punti ne abbiamo sicuramente. Cercherò comunque di potenziare anche il personaggio per avere un po' meno problemi durante la fase di combattimento. Legione, sì, anche un po' di tecnica che non guasta, e col vigore, perché ho capito che è quella la cosa fondamentale, almeno per noi. Mi raccomando, massimo supporto. Decidiamo dove mettere la telecamera, secondo me forse è meglio a destra, vediamo se ho opzioni. Vai,